fervono i preparativi per l'ultima serata del Memorial Bartolomeo Marchiano con le Proloco che hanno cucinato tutti i piatti questa sera. Qui i ragazzi stanno aiutando, i piatti sono gnocchi al pesto, linguine al sugo di acciuga, e capo magro, capra e fagioli, la trippa e poi il pan fritto, non ho già mangiato prima. Qui c'è la nostra carissima amica, la maga dei dolci, dopo la vedremo. E insomma, ragazzi, grande serata. Chissà cosa succederà stasera, ultima serata. Sta iniziando la presentazione di questa sera, vediamo una vicepreside agitatissima perché è in veste di conduttrice ufficiale questa sera, è vero o no? Microfono insieme. Lei ha un microfono collegato con la sala? Ho il compito di introdurre. E qui abbiamo la Proloco di Castelbianco con i fratelli De Regio, i fratelli Taramasov e tutta la Proloco, Ferruccio che ha cucinato per noi capre e fagioli. Qui siamo con gli amici della vecchia Lassio che in alassino si dice? Vecchia Lassio. E dalla pietra dove nacque Stellanello al tavolo di Stellanello. Eccoli qua i nostri amici con il nostro presidente Giovanni. Che ha un limoncino, ragazzi, veramente eccezionale. Giovanni, serata finale, come ti senti? Bene. Dal calice di vino si va alla città di Calice con le nostre 7 Marie, 8, perché una volta erano 3. Le Marie si sono moltiplicate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Marie e 3 Marcantoni qua col presidente. Vieni a Garlenda, ci sei. E siamo con la città di Garlenda qui schierata. Sei l'unico uomo, sei un birbaccione te. Cosa vuoi? Bisogna soccombere ormai. Il presidente della Proloco circondato da donne. Ragazzi, l'eterno dualismo tra Leguelli e Alassio, eccoli qua, sono loro due. Angelo Vinai, Proloco di Alassio, stasera come ti senti? Carico? Sì, sono pronto per vincere, mi dispiace per Leguelli, gliel'ho detto. Allora, sei pronta a questa sfida? Stasera sei Proloco? Sì, ci siamo, sicuramente vinceremo, straccieremo soprattutto Alassio e il suo capo magro. Che vini serviranno stasera? Guarda, territorio Pigato, ovviamente, Rossese e anche un passito. Il nostro amico Sandro Scarpa, che qui rappresenta Slow Food, ci ha portato un grande ospite d'onore questa sera. Parliamo del rettore dell'Università Enogastronomica di Pollenza, che è qui con noi. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Beh, questa è una manifestazione molto bella e sono venuto con vero piacere perché quando ho saputo, un po' tergiversato, devo dire col dottor Scarpa, che l'ho fatto un po' soffrire, ma quando ho capito che si trattava dei piatti della memoria, quindi il tema della memoria è il tema che mi appassiona di più. Io lavoro, credo ormai da decenni, su questo tema e quindi ho accettato veramente con grande piacere. Io ti posso dire che li abbiamo mangiati, no? Sono 6 piatti che identificano il territorio. Pensa alla bontà di questa capra con fagioli, che ho veramente apprezzato, che nulla ha a che fare col mare, e stiamo parlando poi a 10 km dal mare. Questa è l'altra particolarità della Liguria, che quando ti levi 2 km dal mare parli solo più di terra. Vorremmo l'anno prossimo vedere di fare una sorta di gemellaggio anche con i piatti piemontesi, quindi io le chiedo ufficialmente di inviteremo delle Proloco del Piemonte per partecipare a questa manifestazione. Cosa ne pensa? No, mi sembra un'ottima idea e per quello che mi è possibile contribuirò a questa cosa, perché gli scambi sono sempre qualcosa di utile. C'è l'unica del trofeo
Prologo di Castelbianco, vincitore del Memorial Bartolomeo Marchiano. E noi abbiamo qua il grande Marchiano. Contento? Io sono molto soddisfatto. E uniti nella tradizione continueremo per altri anni e anni, anni ancora. E si è chiusa questa manifestazione, siamo in compagnia del professor Franco Laureli dell'Istituto Giancardi di Alassio, istituto alberghiero. Franco, è stato un anno eccezionale, un riassunto di questa manifestazione, una considerazione finale. Questa sera abbiamo premiato la tradizione, la cucina, la volontà di questi uomini e queste donne delle Proloco, e l'appuntamento per il prossimo anno è allargare i confini della nostra Liguria e incontrare le tradizioni di Piemonte e Lombardia.